Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con l'informazione flash di TG 2000. Seconda giornata di consultazioni al Quirinale. Dopo i colloqui con presidenti di Camera e Senato, oggi Mattarella ha iniziato a vedere i partiti. Sentiti in mattinata Autonomia, Gruppo Misto e la neoformazione Maie Europeisti. Quest'ultima ha confermato il totale sostegno al Conte Ter. Alle 17.30 tocca a Italia Viva di Renzi a seguire il Partito Democratico. In Senato intanto nasce il gruppo di responsabili europeisti. Secondo il monitoraggio effettuato dal Bambino Gesù di Roma, sui circa 3.000 operatori sanitari dell'ospedale vaccinati fino ad oggi, emerge che il 99% ha sviluppato anticorpi a 21 giorni dalla prima dose. Si tratta dei primi risultati in Italia e tra i primi al mondo che confermano nella pratica clinica la bontà dell'approccio vaccinale in termini di efficacia e di protezione dal Covid, lo ha detto il professor Perno, responsabile di microbiologia e diagnostica di immunologia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso il direttore regionale per l'Europa, parla di paradosso pandemico. Da una parte dicono i vaccini offrono una grande speranza, dall'altra le nuove varianti emergenti rappresentano una grande incertezza e un rischio. Domani il nuovo monitoraggio sull'andamento del virus in Italia. La Lombardia dovrebbe restare arancione ancora per una settimana. Alla luce dei dati giornalieri rischiano di rimanere in zona arancione anche Lazio e Piemonte. Potrebbero passare in giallo Veneto, Emilia-Romagna e Calabria. Boom delle pensioni di vecchiaia, più 63% nel 2020. Il rimbalzo è legato al basso numero di assegni di vecchiaia registrato nel 2019 per via dell'incremento dell'età a 67 anni e all'arrivo al nuovo requisito, l'anno scorso, di un'ampia platea di lavoratori, soprattutto quelli dipendenti dal settore privato. Calano le pensioni anticipate. Il 2020 è stato l'anno nero degli aeroporti, soli 53 milioni di passeggeri nel 2020 contro i 193 milioni del 2019, lo dicono i dati resi noti da Assa Aeroporti, un calo drammatico per gli scali nazionali che perdono in un anno 140 milioni di viaggiatori, il 72,6% del traffico. A causa della pandemia non hanno volato 7 passeggeri su 10. Niente pubblico a Sanremo, neanche figuranti, lo ribadisce il ministro Franceschini, ricordando che gli spettacoli nelle sale teatrali sono permessi ma senza pubblico. Amadeus, che ha sempre difeso l'idea di un festival con spettatori, aprendo la platea a figuranti contrattualizzati, sarebbe pronto a lasciare. L'ultima parola spetta al comitato tecnico scientifico. Era la nostra ultima notizia, vi lascio a Siamo Noi. Oggi si parla di vaccino anti-Covid per gli over 80 e naturalmente della crisi politica in corso. L'informazione di TG 2000 torna alle 18.30 più tardi.